Questo mettetelo in tasca e lo leggete a casa, non perdete. Siamo primo, secondo, terzo. Vediamo un attimo che andiamo a fare anche il mio cugino. Aspettiamo un attimo che arrivino le suore, hanno detto che vengono. C'è freddo? È grande, grazie. Chi è fermato? Stanno arrivando. No, si sentono. Ahi. Eccoli! Sì, un vedo importante che vinca. Mettili. Oh, pianto. Sofia! Ciao! Io vado così, ma chi? Io. Lui. Buongiorno, vedo che ci siamo tutti, ringrazio gli insegnanti che hanno aderito con i nostri scolari studenti. Era proprio lì davanti, quindi eravate più vicini. Quando andavo all'asilo io, era quello lì l'asilo. Non... Dopo sono venuto anche in quello che siete voi adesso, che era una villa. Adesso è più bella perché ci sono i bambini. Ringrazio le forze dell'ordine, i carabinieri e la polizia stradale, e le associazioni di Berceto, in modo particolare agli alpini che sono sempre disponibili
a sostenere queste manifestazioni in ricordo dei caduti, delle persone che sono morte al fronte, che sono veramente tante e non sono neanche tutte riportate su questa lapide. Questi sono tutti morti della Prima Guerra Mondiale. 98 anni fa, come oggi, l'Italia e tutte le altre nazioni della Prima Guerra Mondiale avevano firmato l'armistizio, la guerra era finita e in quel caso, se si può dire, l'Italia aveva vinto la guerra insieme all'Inghilterra, agli Stati Uniti e alla Francia contro i tedeschi. Sembrano tempi molto lontani, però per fortuna per certo abbiamo delle persone che conoscete anche voi, ad esempio la nonna della Bruna Tanzi, la conoscete, quella che vende materiale elettrico, la Bruna. Sua nonna, che è la mamma di suo marito, di Mario, è nata proprio quando è cominciata la guerra, nel 1915. Le altre nazioni l'avevano iniziata nel 14 e l'Italia è entrata in guerra nel 1915. Quindi ha fatto 3 anni di guerra, ci sono stati più di 600.000 morti e tanti di Berceto, oltre 200, più c'erano tutti feriti, mutilati. E quando andavo a scuola io le elementari, ma anche le medie, il 4 novembre era festa, non si andava a scuola, ma i bambini c'erano tutti, perché dovevano cantare i vari inni, e allora a Berceto c'erano ancora tanti uomini che erano stati in guerra, e molti di questi li chiamavano i ragazzi dell'89, perché erano andati in guerra a 15-16 anni, quindi quasi con l'età di quelli che fanno la terza media. Ce n'erano ancora tantissimi e poi erano stati nominati cavalieri di Vittorio Veneto dopo tanti anni che era finita la guerra. Alla fine degli anni 60 gli avevano dato una medaglietta e una piccola pensione. E quindi riteniamo bello che anche adesso ci siano tutti i nostri studenti, i nostri bambini, per ricordare queste persone che sono morte, per ricordare le loro famiglie che hanno sofferto molto. Mia mamma aveva 2 anni e suo papà è morto nel 1916, proprio in guerra, quindi lei era rimasta orfana come tante bambine e tanti bambini allora, con tutti questi morti. Dico queste cose perché la guerra non deve piacere a nessuno, molte volte sono guerre inutili, la guerra è sempre inutile. Purtroppo ci sono invece sempre dei morti, come stanno succedendo, come vedete adesso in tanti altri paesi del mondo. E noi, la gente, di solito la guerra non la vuole. Poi c'è qualcuno, fra virgolette, molto cattivo, che comanda lui e fa fare le guerre anche a quelli che non vogliono, perché i popoli non vogliono fare la guerra. E di solito quando il popolo decide attraverso la democrazia, quindi il voto, due popoli che decidono attraverso il voto, sino adesso non si sono mai fatti guerra. Quindi la gente comune è buona e non vuole la guerra, poi c'è qualcuno che la fa fare e quindi noi dobbiamo difendere molto la democrazia, che è già una garanzia di non fare la guerra. Per difendere la democrazia bisogna essere bravi, studiare, essere preparati, essere dei bravi cittadini, dare il proprio impegno per la comunità, e ognuno di noi lo può fare, anche se va all'asilo, anche se va all'elementare, anche se va alle medie. Quindi vi ringrazio molto di essere venuti, adesso facciamo il saluto militare, poi viene deposto i fiori in segno di omaggio e di ricordo per quello che hanno fatto queste persone che sono riportate su questa lapide, che un tempo era messa sulla facciata del municipio, quello lì era il municipio, e nella facciata in via Romea, in strada Romea, c'era questa lapide. E tanti altri comuni hanno i monumenti ai caduti. Il comune di Berceto, come monumento, aveva fatto fare, e adesso non c'è più, anche se è nel solaio della Casa della Gioventù, un grandissimo altare in legno in Duomo. Proprio era enorme, che copriva tutto, dove il coro non si vedeva dietro, perché era un altare fatto fare in onore dei caduti. Adesso chi va in chiesa può vedere ancora i nomi dei caduti
su dei pezzi di quest'altare nella chiesetta dove c'era il battistero, nella cappella dove viene celebrata la messa nei giorni feriali, e lì ci sono riportati anche lì i caduti, perché i bercettesi, per ricordare i propri caduti, avevano fatto realizzare questo altare. Possiamo fare al maresciallo il saluto, il silenzio, e portiamo i fiori, e ancora vi ringrazio di essere venuti. Posto, tutti a te. Va bene, se volete giocare con i vostri amici di ghiare un po', loro hanno piacere, dopo tornano a ghiare con il pulmino. Vi conoscete? No? Siamo nello stesso comune, solo che c'è la scuola per cento, anche ghiare, loro sono più comodi di andare a ghiare. Va bene. Thank you.